floscio, però è che fare. Ciao a tutti, è il 23 di febbraio, oggi ci troviamo tutti a Tempesta per fare un collegiale interno a Energym. Chi era rivolto questo collegiale? Allora, questo primo collegiale è rivolto a tutte le bambine dal 2008 in su. La polisportiva partecipa ai campionati CSI e quindi bene o male dalla categoria lieve in su. Non abbiamo fatto distinzione del livello perché comunque ci sembra costruttivo per le bambine vedere che al bimbe poco più grandi di loro, comunque della loro stessa età, possono fare cose più complesse di quelle che fanno loro, possono fare cose più semplici in maniera più precisa e corretta. Ok, quindi comunque era un collegiale destinato un pochino più alle grandi, diciamo. Esatto, diciamo che siamo sempre molto concentrati sulle piccoline, perché è da lì che noi prendiamo chiaramente il vivaio per l'agonistica e quindi si tende a prestare un pochino più attenzione alle piccole, ma questo non vuol dire che comunque anche le grandi non debbano avere un loro spazio dedicato. E avranno modo di fare un collegiale anche loro? Faremo un collegiale anche con le piccole perché sono state molto invidiose e volevano partecipare anche loro. E quindi chiaramente, come cerchiamo posto per le grandi, riserviamo anche posto per le piccole. Com'è andato questo collegiale? Bene. Bene o benissimo? Benissimo. Allora, come avete strutturato il pomeriggio? Cioè quanto è durato? Com'è diviso un po' la lezione? Allora, siamo stati 3 ore il pomeriggio, dalle 3 alle 6, e abbiamo fatto una prima parte tutti insieme di riscaldamento e un po' di impostazione artistica e un po' di potenziamento. Dopodiché ci siamo divisi agli attrezzi, ogni ragazzina ha tenuto il proprio allenatore e... Ogni allenatore ha tenuto le proprie ragazzine. Sì, ogni allenatore ha tenuto le proprie ragazzine in modo tale da lasciarle comunque tranquille, essendo un'esperienza nuova per molte di loro. E i tecnici con un pochino più di esperienza hanno girato a rispondere a domande o cercare soluzioni per eventuali problemi. La cosa che vi è piaciuta di più? Stare agli attrezzi. Fare scioltezza. Scioltezza. Trampolino. Trampolino? Tumbling. Corpo libero.
quindi noi lo facciamo spesso. E per il resto la cosa che mi è piaciuta di più sono stati gli esercizi a parallele. È facile portare a matto a corpo libero. Mi è piaciuto anche molto parallele. Gli avvitamenti e le verticali alla parallela. Verticali a parallela. E diciamo che un po' lo special guest della giornata eri tu, quindi ti chiedo cosa hai proposto di nuovo rispetto a quello che le bimbe fanno negli allenamenti normali, a lezione, nei corsi? Allora, diciamo che avendo un pochettino più di tempo e avendo la palestra completamente montata, e abbiamo potuto proporre alle ragazzine comunque ad esempio l'utilizzo della doppia parallela, che difficilmente riescono ad avere montata perché va montata e smontata tutte le volte, e del tumbling, dei tappeti buca, e abbiamo fatto un pochino più attenzione nella prima parte e diciamo alla preparazione fisica, che a volte magari per fretta, per preparazione alle gare viene un pochino tralasciata, e un pochino alla parte artistica, perché comunque facciamo ginnastica artistica e spesso queste bimbe non sono molto eleganti e artistiche nell'esecuzione delle loro elementi. L'avete sfruttata? L'opinione della Chiara Grillini. Ok, perché? Ti ha dato consigli? Sì. Ok, adesso li mettiamo in pratica. Sì. Ok. Truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see. Chiara Grillini vi ha dato qualche consiglio utile? Sì. Tipo? Fare bene l'allungo quando faccio la chicca alle parallele. The answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like the dancers are. Le ragazzine erano prese, felici? Ma mi sembravano tutte molto soddisfatte alla fine. Chiaramente non è mancato qualche sbuffo, qualche lamentela durante la preparazione fisica, ma direi che questo lo ritroviamo in tutte le palestre, in tutti i corsi. Normale. E da quando hanno 4 anni fino a quando ne hanno 20. 30, 40, 50. E la cosa invece che vi è sembrata più utile, che magari durante gli allenamenti non avete modo di fare? Potenziamento. È stato duro? Everything you're fighting for.
stanche? Come mai si è deciso di fare questo collegiale? Allora, visto che noi lavoriamo in diverse palestre, è sempre molto difficile trovarsi tutti insieme, sia per gli allenatori che per gli atleti, se non ai saggi. Però in questo caso non abbiamo un confronto tecnico, quindi abbiamo deciso di trovarci in diversi appuntamenti per trovarci tutti insieme e avere questo confronto sia per le bambine che per gli allenatori. E com'è stato confrontarsi anche con gli altri allenatori? Allora, direi che tutti abbiamo finito la giornata molto soddisfatti e siamo sempre dell'idea che si possa imparare da tutti, sia chi tecnicamente magari è un pochino più avanti può comunque trarre modi di rapportarsi con le bambine o comunque correzioni che non ci verrebbe da fare in un certo modo, da allenatori con magari meno esperienza tecnica e viceversa, gli allenatori con meno esperienza tecnica possono comunque prendere spunto da chi magari ha più tempo che insegna in palestra. Del collegiale è chiaramente avere questo confronto tra allenatori e tra ragazzine che partecipano al collegiale, in più la piccola cifra che riusciamo a ricavare tutte le volte da questi incontri verrà chiaramente investita in attrezzature in modo tale da rendere le nostre palestre sempre più complete dal punto di vista di attrezzatura e non dover spostarci da una palestra all'altra a seconda degli attrezzi e delle gare che stiamo preparando.
un altro collegiale lo facciamo? Sì. Magari.